Rimandare è qualcosa che ognuno di noi ha fatto almeno una volta nella vita, a volte addirittura è positivo, è proficuo rimandare. In altre circostanze invece si trasforma in un'abitudine difettosa. Procrastiniamo sempre, in modo sistematico, rimandiamo una decisione, un compito, un esame, un comportamento, qualcosa che è rilevante nella nostra vita personale, relazionale, sul lavoro. E allora come fare a stoppare questo fenomeno della procrastinazione, questa abitudine che diventa poco proficua, poco produttiva? Dobbiamo partire dal riconoscerci come dei procrastinatori cronici, chiedendoci: ma sto semplicemente rimandando o in realtà sto rinunciando a qualcosa? Ebbene, un conto è rimandare. Un conto è rinunciare.